Buongiorno e pace del Signore a tutti, grazie per esservi collegati in questa nuova diretta di Review. In questo spazio siamo felici proprio di essere una voce, possiamo chiamarla oggi una voce profetica, per osservare, guardare quanto sta accadendo in Medio Oriente. Questa è una domanda che ci rivolgete in tanti, anche spesso riceviamo messaggi a cui a volte sappiamo rispondere in modo parziale. Il Signore, grazie a questa intervista, che ha organizzato lo Spirito Santo, possiamo dire, siamo proprio veramente felici e grati e anche un po' emozionati di presentarvi il dottor David Diamond, che è in collegamento con noi direttamente da Israele, e lui nei suoi studi e anche oltretutto anche nella conoscenza approfondita dell'aspetto profetico di tutto ciò che sta accadendo, ci spiegherà nella fattispecie, anche osservando bene la parola di Dio, tutto quello che sta accadendo. Vivendo lì in questo tempo, ci racconterà anche che cosa sta accadendo dal punto di vista anche di un giudeo messianico quale egli è, ma sono sicuro che questa puntata avrà un impatto importante. Sarà interessante scoprire tutto quello che c'è intorno agli avvenimenti che stiamo vivendo, ma prima di andare avanti, come di consueto facciamo qui a Review al mattino, mi raccomando, prendete posto, conservatevi uno spazio di tempo. Abbiamo già accennato questa mattina l'importanza di questa puntata, intanto vogliamo immediatamente andare al caffè biblico e subito dopo vi presento l'ospite con le traduzioni già pronte. Intanto però, come di consueto facciamo, prendiamo un caffè biblico. Cari amici, buongiorno, bentornati al caffè biblico. E questa mattina vorrei parlare con voi di volontariato, di associazioni, di beneficenza. In Italia c'è una galassia di associazioni veramente meritevoli, poi ci sono anche quelle che cercano solo di mungere soldi ai comuni o allo Stato, lasciamo stare adesso le finte, chi se ne approfitta, chi specula sulla beneficenza. Parliamo dei veri, di quelli che veramente operano nel sociale per aiutare i poveri, per aiutare i bisognosi o i malati. Proprio recentemente abbiamo avuto contatti con un'associazione straordinaria che è l'ANT, e vorrei nominarla e onorarla. Associazione Nazionale Tumori, ANT. Sono volontari, sono medici, sono psicologi, sono infermieri e sono volontari che aiutano in maniera particolare i malati terminali di tumore a domicilio, quindi fanno quello che l'ASL non è in grado di fare e quindi sono a disposizione di questi malati terminali e vanno a casa a fare le flebole, iniezioni, soprattutto di coloro che non hanno un familiare, non hanno qualcuno che li possa assistere adeguatamente, e loro sono in trincea a disposizione. Un'associazione veramente benemerita. Non a caso, proprio domenica scorsa, abbiamo avuto il piacere, per non dire l'onore, di accoglierli nella nostra comunità e anche di fare una piccola offerta a questa associazione meritevole. Ma c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più che aiutare i malati, che aiutare i poveri, che aiutare i bisognosi. E vorrei prendere le parole di Gesù per sottolineare questo, diciamo, questo intervento di livello superiore. Dio ha tanto amato il mondo, dice un verso del Vangelo di Giovanni, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, sono benemerite le associazioni che prolungano la vita e anche la situazione medica o
in qualche modo anche la situazione umana di tanti malati, ma Gesù è venuto per dare vita eterna, c'è addirittura una frase che mi ha sempre colpito di una lettera di San Paolo che dice: se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri degli uomini. Gesù è venuto a darci vita eterna, è venuto a offrirci molto di più che un anno, due, tre in più a campare. No, lui è venuto per dare a chiunque crede in lui, vita eterna. Ecco, questo messaggio di vita eterna è quello che noi del Caffè Biblico desideriamo, che pervenga, raggiunga anche te, caro amico. Il Signore non vuole solo che tu stia bene, che tu tiri avanti ancora 10, 15, 100 anni, ma che tu abbia vita eterna. Dio ti benedica, caro amico. Bentornati in studio, grazie per questo caffè biblico. Come detto in apertura, siamo in un tempo particolare. Questa intervista sarà un'intervista e uno spaccato dal sapore profetico su quello che sta accadendo intorno alla nostra carissima Israele, a Gerusalemme, terra martoriata in questo tempo da una guerra particolare perché una guerra che ha radici e che ha annuncio proprio nella parola di Dio. Lo scopriremo insieme. Molti ci state chiedendo che cosa dobbiamo imparare da quello che sta accadendo, quali sono i segnali che dobbiamo percepire. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie a Dio, di questa meravigliosa opportunità di avere con noi in collegamento il dottor David Daimondo, il quale ci aiuterà a scoprire e a comprendere meglio quello che sta accadendo. E voglio subito immediatamente presentarvi, vediamo subito il collegamento, e da Israele proprio il dottor David Daimon. Buongiorno e shalom, dottor David. Shalom, cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica, vi saluto da Israele. È onore per me poter partecipare a questo programma e potervi così insegnare alla luce della profezia biblica che sta accadendo e accadrà in questo periodo in Israele. Spero sinceramente che apranno e comprenderanno nel suo cuore questa situazione è stato profetizzato. Questa è la chiave che apre la porta del paradiso affinché la Chiesa possa finalmente entrare nel paradiso, nel cielo. E anche apre la porta per una nuova governanza, per una governanza mondiale nuova. Pertanto invito a restare fino alla fine. Il mio italiano non è buono, per questo motivo ho bisogno della traduzione. Voglio dire una cosa, Dio benedica l'Italia. Tante grazie. Amen, amen, gloria al nome del Signore. Grazie, dottor David, grazie per questo collegamento e per questa introduzione che avrei chiesto. Voglio intanto però ringraziare, prima che vadano dietro le quinte, la nostra carissima Rachele delle Cave e la sorella Carine che ci aiuterà dalla Svizzera nella traduzione. Grazie per esservi collegate e bene, benvenuto pastore, scusatemi, dottore David Daimon. No, molto piacere. Grazie, grazie. Ho imparato italiano a 3 anni, ma io ho dimenticato molto. Non parlo quasi niente qui. Io parlo ebraico, portoghese, spagnolo, alemano, tedesco, ma italiano no. Ho dimenticato molto. Scusi, per favore. Ma io una cosa sapevo. Nel cielo parlano due lingue, ebraico e italiano, due dolci. Pastore David, dottore David, dobbiamo subito dire che noi ci siamo conosciuti proprio per la tua voglia di imparare l'italiano e da quel momento abbiamo coltivato l'amicizia oramai di qualche anno. Grazie per essere qui in diretta con noi in questo programma, in questa intervista. Io chiederei subito, immediatamente dopo questa introduzione, vorrei anche specificare che il dottor David Daimond è un
giudeo messianico che crede in Gesù, quindi è un giudeo sì, ma che ha la sua fiducia, che ripone la sua fiducia in Gesù Cristo, nel Gesù il Messia, in Gesù abbiamo quindi la nostra fratellanza, ecco, siamo fratelli in Cristo Gesù. E a tale proposito vorrei proprio iniziare con le domande di oggi che ci aiuteranno in un viaggio un po' più interno in quello che sta accadendo. Parto con la domanda e sarò un po' più lento per consentire a Karin di tradurmi. Dottore Daimond, che cosa sta accadendo in Gerusalemme e contro in Israele e contro chi si sta combattendo? Dottor Daimond, che sta succedendo in Israele e contro chi si sta combattendo? Bien. En principio, todo comenzó el 7 de octubre, un día que cambió la historia de la humanidad. Tutto iniziato il 7 di ottobre, un giorno que ha cambiado la historia de la humanidad. Un giorno che ha cambiato la storia di questa umanità. El 7 de octubre marcó un antes y un después para Israel y para la humanidad entera. Il 7 di ottobre ha marcato qualcosa di molto di più per Israele e per tutta l'umanità. Io ricordo vividamente lo che aconteció conmigo, per esempio. Per esempio, io ricordo biblicamente quello che è stata la risposta mia, per me. Erano le 6:10 della mattina quando io desperté. Erano le 6 della mattina quando mi sono svegliato. A los pocos minutos empezaron a sonar las sirenas en todo el sur de Israel. E in pochi minuti iniziarono a suonare le sirene nel sud di Israele. Io vivo a 20 km da Gaza. Io vivo a 20 km a distanza di Gaza. Fu una verdadera pesadilla. È stata veramente una grande meraviglia, una grande qualcosa di molto pesante. Fu molto triste tutto quello che tuvimos che sopportare. È stato molto triste quello che abbiamo dovuto sopportare. Fueron 6 ore di incessante bombardeo di missili. Ci furono 6 ore di incessanti bombardamenti di missili. Io mi encontrava occulto nel bunker che tengo detrás mio. Io stavo dietro il bunker, dentro il bunker che si trova alle mie spalle. Nosotros no entendíamos lo che stava passando nel paese. Ma non capivamo quello che stava succedendo nel paese. Quando empezamos a ver las primeras noticias. Quando abbiamo iniziato ad avere le prime notizie, nos damos cuenta de que estábamos siendo invadidos por los terroristas. Ci siamo resi conto che eravamo in balia dei terroristi. 1200 personas fueron masacradas. 1200 persone sono state massacrate. A solo 15 minuti da mia casa. A solo 15 minuti dalla mia casa. El sufrimiento es muy grande, pastor. La sofferenza è troppo grande, pastore. Casi 250 personas fueron secuestradas. 250 persone sono state sequestrate. Y hasta el día de hoy tenemos 132 rehenes en casa. E fino al giorno d'oggi abbiamo 132 sequestrati ancora, prigionieri. El sufrimiento es inenarrable, indescriptible. E non si può descrivere la sofferenza, non si può narrare. Yo he recibido información de inteligencia que me ha sido proporcionada. Io ho ricevuto informazione dall'intelligence che è qualcosa di improporzionabile, di impresentabile. Y he podido ver imágenes que el mundo no ha visto. Ho potuto vedere immagini che il mondo non ha visto. Yo soy testigo. Io sono testimone. Niños decapitados. Bambini decapitati. Mujeres embarazadas que se les abrió el vientre. Donne incinte a cui è stato aperto il ventre, sventrate. Personas que fueron quemadas vivas. Persone bruciate vive. He visto eso. Ho visto questo. El sufrimiento de mi pueblo fue real. La sofferenza del mio popolo è stato reale, vero. Ha sido regresar a la época de nuestros abuelos. È come se siamo ritornati all'epoca dei nostri nonni. Lo che sufrieron en la época de Hitler. Quello che è stato sofferto in tempo di Hitler.
En 7 horas Hamas nos recordó el holocausto. In 7 ore Hamas ci ha portato alla mente, ci ha ricordato i tempi dell'olocausto. Hasta el día de hoy no hemos podido salir de este dolor. E fino al giorno d'oggi noi non siamo ancora riusciti ad uscire fuori da questo tremendo dolore. Pero somos un pueblo fuerte gracias a Dios. Ma grazie a Dio noi siamo un popolo forte. Nos hemos levantado y seguimos luchando y peleando. Ci siamo rialzati e continuiamo a lottare e combattere. Es una lucha espiritual contra el diablo. Questa è una lotta spirituale che è contro il diavolo. Porque él es el padre del terrorismo. Perché il diavolo è il padre del terrorismo. Roba, mata, destruye y miente. Lui è un bugiardo, ruba e ammazza. Lo mismo que hace el Hamas. La stessa cosa che ha fatto Hamas. Y esto también es una guerra militar. Questa è anche una guerra militare. En Medio Oriente las guerras son militares, no solo espirituales. Nel Medio Oriente le guerre sono tutte militari, non sono spirituali. Por la sencilla razón que Dios nos manda a cuidar esta tierra. E questa è la ragione per cui Dio ci manda a proteggere questa terra. Este es el pedazo de tierra que Dios nos regaló. Questo è il pezzo di terra che Dio ci ha regalato. Después de casi 2000 años. Dopo quasi 2000 anni. Y debemos cuidarlo con la vida. E dobbiamo proteggerlo con la nostra vita. Si no fuera por Dios, este pueblo hubiera desaparecido ya. Se non fosse stato per Dio, questo popolo sarebbe in giro disperso, ancora oggi. El mundo no entiende. Il mondo non capisce. El mundo no vive lo que nosotros vivimos. Il mondo non vive quello che noi stiamo vivendo. La humanidad se solidarizó solo 2 días con nosotros. L'umanità è stata solidale con noi solo per 2 giorni. Pero cuando Israel sacó el primer tanque. Ma quando Israele ha mandato il primo missile. Todo el mundo se levantó a protestar contra Israel. Tutto il mondo si è alzato e ha iniziato a protestare contro Israele. A acusarnos de genocidio. Ci ha accusati addirittura di genocidio. Lo cual es una ridiculez. Questo è ridicolo. Porque para que exista un genocidio tienen que haber 2 cosas. Perché affinché ci sia il presupposto di un genocidio ci devono essere 2 cose. La primera, tener la intención de hacerlo. La prima cosa è avere l'intenzione di farlo. Si Israel hubiera querido cometer un genocidio ya lo hubiera hecho. Se Israele avrebbe voluto commettere un genocidio, già l'avrebbe fatto. Il mismo 7 di ottobre hubiera attivato una ogiva nucleare. Se lo stesso 7 ottobre avrebbe attivato una guerra nucleare. Pero nosotros no tenemos la intención. Ma noi non abbiamo questa intenzione. Porque somos una nación que nació después de un genocidio. Perché noi siamo proprio una nazione che siamo nati dopo un genocidio. Sabemos lo que duele, sabemos lo que se sufre. Sappiamo quanto è doloroso, sappiamo quanto è sofferente. Y no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo. ¿Cómo? Scusa, dottor. Y no lo deseamos ni a nuestro peor enemigo. Ah, ok, questo non lo auguriamo neanche ai nostri peggiori nemici. La seconda condizione per un genocidio. La seconda condizione per effettuare un genocidio. È tener los medios para hacerlo. È avere mezzi per farlo. Y estamos tratando de recuperar a nuestros hermanos, por Dios, a nuestros hermanos. Noi stiamo cercando di recuperare i nostri fratelli, capite? I nostri fratelli. ¿Qué haría usted si su familia estuviera en manos de un terrorista de Hamas? Noi abbiamo qui delle famiglie e ci sono in mano ai terroristi i loro fratelli, i nostri fratelli. Pero como le dije, César, esto está escrito en la palabra de Dios y se va a cumplir. Però come ho detto Michele, questo sta scritto nella parola di Dio e comunque si compirà e si sta compiendo. Y ahora, ¿qué viene acá en adelante?
Penso a E lui ora? Che importante. succede da qui davanti, da qui in avanti? Penso che qualcosa di molto importante. Quando el primer ministro Netanyahu el 7 de octubre toma la palabra y le habló al país. Quando il presidente di Israele, Netanyahu, il 7 ottobre ha fatto un discorso per parlare al popolo di Israele, Primer ministro, claro. il primo ministro Netanyahu, Dijo textualmente estas palabras. ha detto testualmente queste parole. Existe tiempo de paz y tiempo de guerra. C'è un tempo per la pace e c'è un tempo per la guerra. E Y este es tiempo de guerra. questo è il tempo della guerra. Él no lo leyó, pero sabemos que se refirió a Eclesiastés 3, versículo 8, como mostró en pantalla. Lui non l'ha letto dalla Bibbia, ma l'ha solo citato, ma noi sappiamo che questo è scritto in Ecclesiaste 3:8, come è stato proiettato in monitor. Yo quiero decirle a los italianos Io voglio dirvi, italiani, que aman al Señor Jesús. che amate il Signore Gesù. Si Israel es lo que la Biblia dice que es, Se Israele è quello che la Bibbia dice che el pueblo escogido, è, il popolo scelto, y que Dios es Rey de Reyes, e che Dio è re dei re, Él gobierna sobre todos los reyes de la tierra. che lui governa su tutti i re della terra. Y sobre el primero que manda E sopra il primo che comanda, es sobre el que gobierna Israel. lui è colui che governa Israele, sopra colui che governa Israele. ¿Qué les estoy diciendo entonces? Che vi sto dicendo con questo? Dunque, Que Dios habló al mundo a través de Netanyahu. che Dio ha parlato al mundo attraverso Netanyahu. El que tiene oídos, que oiga. Coloro che hanno orecchio, che ascoltino. El Señor le dijo al mundo que este es tiempo de guerra. Il Signore ha detto al mondo che questo è il tempo di guerra. Y el Señor Jesús lo había profetizado, Yeshua lo dijo. Il Signore Gesù l'aveva profetizzato, Gesù l'ha detto. Si vamos al capítulo 24, por ejemplo. Se andiamo al capitolo 24 di Matteo, Que es el discurso profético de Yeshua. che tratta il discorso profetico di Gesù, Él dijo textualmente estas palabras en el verso 6. lui nel verso 6 dice testualmente queste parole: Y allora sentirete oirán de guerras. Per parlare favore, di in guerre. italiano. Sì, allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Y si mira el versículo 7 y 8. E se guardiamo al versetto 7 e 8, infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto, oppure principio di dolori. Quiero explicar claramente esto. Voglio spiegarvi questo in modo chiaro. Nación contra nación está claro. Nazione, contro nazione, è chiaro. Pero ¿qué significa reino contra reino? Ma che significa regno contro regno? Hay dos palabras en griego en este versículo. Ci sono due parole in greco di questo versetto. Que debo diferenciar polis y etnos. Che si differenziano polis ed exonos. Exonos. Etnos, etnos. Polis son naciones, países. Polis è nazione, paese. Pero reino significa raza, religión o cultura. Però regno vuol dire razza, religione o cultura. En este caso vivimos una guerra religiosa.
In questo caso stiamo vivendo una guerra religiosa. L'errore L'errore d'Occidente, dell'Occidente? Europa e America. L'errore Es querer dell'Europa, encasillar es. dell'Occidente? Sí, es querer encasillar este conflicto en algo territorial, económico o político. È mettere questo conflitto in qualcosa che è economico e politico, è un conflitto che O territoriale. territorial, pero no es así. Ma non è così. Es un conflicto netamente religioso. È nettamente religioso questo conflitto. A jamás lo impulsa la religión. Hamas non gli interessa della religione. Si ellos hubieran querido crear un Estado palestino, ya lo hubieran hecho. Se loro volevano veramente creare uno stato palestinese, l'avrebbero fatto. Desde el año 2005 no hay ningún judío en Gaza. Dall'anno 2005 non esiste neanche un giudeo in Gaza. Non vive. Y han recibido miles de millones de dólares de las Naciones Unidas. Loro hanno ricevuto migliaia di milioni di dollari dalla nazione degli Stati Uniti. Ellos pudieron haber hecho algo mejor que Disney World o que Dubai. Loro potevano avere qualcosa di molto migliore che Disney World o di Dubai. Con tutti i soldi Tantos ricevuti, miles de millones de dólares. talmente dei migliaia di milioni di dollari ricevuti. Però ¿Pero qué hicieron? che hanno fatto? 600 kilómetros de túneles. 600 km di tunnel. En cantidades de armamento. Quantità eccessive di armamenti, di armi. Para destruir a Israel. Per distruggere Israele. Los terroristas religiosos. I Los terroristi terroristas religiosi. religiosos lo que buscan es destruir a Israel, no construir un Estado. I terroristi religiosi, quello che cercano è distruggere Israele, non costruirsi uno stato. No les interesa la tierra. Non gli interessa la terra, la regione. Somos 21.000 kilómetros de territorio en Israel. Siamo 21.000 km di territorio in Israele. Y tienen 14 millones de territorios, 14 millones de kilómetros cuadrados el mundo árabe. Compare. E il mondo arabo ha 14 milioni di metri quadrati di territorio. In comparazione. Entonces no es por tierra. Dunque, non è per la terra. Es un odio espiritual. È un odio spirituale. Es algo religioso. È qualcosa di religioso. Ellos matan por su Dios. Loro ammazzano, uccidono per il loro Dio. Viven, mueren y matan. Vivono, muoiono e ammazzano. Y si no fuera que Israel está resistiendo aquí, E se non fosse che per Israele che sta resistendo qui, tengan por hecho que los terroristas musulmanes ya hubieran atacado Europa. E se non fosse per la resistenza di Israele, i terroristi già avrebbero attaccato l'Europa. Porque ellos también matan cristianos. Perché loro ammazzano anche i cristiani, Mire lo que pasa en Nigeria. guardate quello che sta succedendo in Nigeria. I Los terroristas islámicos. terroristi islamici. Lo único que quieren es crear lo que es un califato. L'unica cosa che vogliono creare è un califato, un califfato. Sapete che cos'è un califfato? Un mundo para el Islam, donde no exista otra religión. Un mondo solo per l'Islam, dove non esiste un'altra religione.
Pero ¿qué Islam? El Islam que ellos predican. Però se l'Islam è l'Islam che loro predicano. Che non crees lo che io predico, mueres. Se non credono quello che sto predicando, scusa, ripete per favore, perché la connessione si quita. Sì. Se tu non crees lo che io predico, mueres, muore il tuo popolo. Se tu non credi quello che io predico, muori e muore il tuo popolo. Jesús encuadró perfectamente esto. Gesù inquadrò e descrisse perfettamente tutto questo. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 21. Se potete accompagnarmi in Luca 21. Es el texto paralelo a Mateo 24. Questo è un testo che va parallelamente, concorde con Matteo 24. Vea il versículo 10. Al versetto 10 di Luca 21. Allora entonces Jesús les dijo. Por favor. Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Y el 11. E vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. En nuestra versión en español dice y habrá terror y grandes señales en el cielo. La nostra versione dice ci sarà terrore e grandi segni nel cielo. Usa la parola terrore. La parola terror in greco è catastasias. E la parola terrore in greco è tastasias. Significa terror provocato contro la multitud. Significa provocato contro la moltitudine. La Bibbia definitivamente si adelanta al tempo. La Bibbia in modo definitivo va avanti nel tempo. Storia del futuro, perché per Dio il futuro è storia. Questa si chiama storia del futuro, perché per Dio il futuro è già storia. Lo che mañana pubblica la prensa. Lo che mañana, scusami. Pubblicherà la prensa e la televisione. Ok, quello che domani la televisione andrà a proiettare. Già la Bibbia lo dijo. Già l'ha detto la Bibbia. E Gesù hace otra declaración. E Gesù fece un'altra dichiarazione. Questo è solo il principio dei dolori. Disse questo è solo il principio dei dolori. Il fin non sarà di immediato, questo sta empezando. La fine non sarà immediata, ma la fine sta iniziando. Che è lo che Gesù nos quiere decir? Che cos'è che Gesù vuole dire qui? Gesù lo che sta dicendo claramente è che il fin de los tiempos. Gesù quello che sta dicendo chiaramente è che la fine dei tempi è. Scusami. Ha llegado il final de los tiempos. Che la fine dei tempi sono arrivati, è arrivata la fine del tempo. E la prova è che la pronto sarà llevada a los cielos. La prova evidente è che presto la Chiesa sarà portata in cielo, sarà rapita. Il rapimento è. Stiamo cerca. E noi siamo molto vicini al rapimento, vicini. Il rapimento della Chiesa è presto. Sì, il rapimento della Chiesa sarà molto presto. E le scuse. Dobbiamo prepararci in santità. Dobbiamo prepararci in santità. Este es el peor momento en la historia de la Iglesia. Questo è il peggior momento, il peggior tempo della storia della Chiesa. Porque cuanto más consagración debiéramos tener, perché quanta più consacrazione dobbiamo avere, estamos viendo mucha carnalidad y mucha apostasía. Invece stiamo vivendo
molta più carnalità e molta più apostasia. Iglesias no están predando estos temas. E la Chiesa non si sta applicando su questo tema. El 70% de la Biblia es profético. 70% della Bibbia è profetica. Parla Habla del futuro. del futuro. Habla de lo eterno. Parla dell'eternità. Pero en muchas iglesias no se le está diciendo a la gente, es un anuncio de que Cristo viene por su iglesia. Però molte persone non stanno dicendo alla gente che Cristo sta venendo per la Chiesa, che Cristo è vicino. Esos predicadores están cometiendo un crimen espiritual. Questi predicatori commettono crimini spirituali. Porque sabiendo que Cristo viene, no preparan al pueblo para ir al cielo. Perché sapendo che Cristo sta ritornando, non preparano le persone per andare in cielo. Yo que vivo aquí en Israel puedo oler. Io che vivo qui in Israele posso leggere? Oler, No. mirar y sentir. Ah, posso ascoltare, vedere? Sentire. Que el Señor viene ya a recoger a su iglesia. Che il Signore viene a prendere, a raccogliere la sua Chiesa. Mundo ya está preparado para un nuevo gobierno mundial. Quando qua il mondo è già pronto per un nuovo governo mondiale. Es cuando el Señor se lleva a su iglesia para él. E questo è quando il Signore viene e prende la sua Chiesa con lui. Pastor César, una pregunta, por favor, formúlamela. Pastore Michele, se hai una domanda puoi formularmela. In questo tempo, Tempo? nella Chiesa italiana, Nell'Iglesia? Nell'Iglesia italiana? c'è una tendenza a pensare che i tempi siano ancora troppo acerbi per il ritorno di Gesù. Hay una tendencia a pensar de que todavía los tiempos son extensos antes de la venida de Jesús. Perché l'intera terra non è stata ancora evangelizzata. Porque la tierra completa no ha sido completamente evangelizada. Che risposta dai a quanti si accomodano su questo pensiero? ¿Qué respuesta puedes dar con respecto a este pensamiento? Que la evangelización la terminarán los 144 judíos, no los evangélicos. Que la evangelización la terminarán los 144.000, no los evangélicos. En el Apocalipsis capítulo 7 lo dice claramente. En Apocalipsis 7 lo dice en modo claro. Versículo 9. Versetto 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Pero si uno mira, este Apocalipsis capítulo 7 inicia con la selección de los 144 mil. Il capitolo 7, versetto 9, inizia con la selezione. Nel capitolo 7, precedente al versetto 9, inizia con la selezione dei 144.000. E il versetto 9 dice: Dopo queste cose, vidi una grande folla che nessuno poteva contenere, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani. Ellos no son la iglesia, son gente que se salva después del arrebatamiento. Loro non sono la Chiesa, sono coloro che si salveranno dopo il rapimento. La iglesia se fue en el Apocalipsis capítulo 4, cuando vemos que la puerta se abre en el cielo, podemos ver el capítulo 4. La Chiesa, va via nel rapimento, nel capitolo 4, quando vediamo che si apre una porta nel cielo. ¿Puede leer el Possiamo verso 1 y vedere. 2? Sì, possiamo vedere il capitolo 4 nel versetto 1 e 2 dell'Apocalisse. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava
uno seduto. Acá podemos darnos cuenta de un detalle importante. La puerta se abre en el cielo para que la iglesia entre a las bodas del Cordero y a la acción del Mesías. Qui possiamo vedere un dettaglio molto importante. La porta si apre affinché la sposa possa salire all'agnello, alle nozze dell'agnello. Le dice sube acá. Gli dice sali qui. Y al instante estaba en el espíritu. E all'istante lui si trovò nello spirito. Lo mismo que Pablo dijo en 1 de Corintios 15, abrir y cerrar de ojos. La stessa cosa che Paolo ha citato in 1 Corinzi 15, in non batter d'occhio. Y escucha, alla final trompeta por la trompeta, dijo. E ascolta la tromba finale, parlo della tromba finale. Y concuerda con 1 Tesalonicenses que el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. E qui anche si collega con 1 Tessalonicesi 5 che dice che il Signore verrà con la tromba di Dio. Tessalonicenses, Corintios e Apocalipsis descrivono la trompeta. Tessalonicesi, Corinzi e Apocalisse descrivono la tromba. Y en ese momento del trompetazo dos cosas se producen. In questo momento del suono di tromba si producono due cose. La resurrección de los muertos en el Mesías. La resurrección de morti en el Mesías. Y el arrebatamiento de los creyentes vivos. El rapimento de creyentes vivos. Esto es muy importante, por favor, se entienda. Esto es muy importante que lo comprendete, por favor. Es la más grande operación de evacuación. La più grande operazione di evacuazione. La hace el Mesías desde el cielo. La farà il Messia dal cielo. Recogerá a su iglesia de un peligro de destrucción inminente. Prenderà, raccoglierà la sua chiesa da un inminente pericolo di distruzione. Se la lleva la iglesia en el momento en que más necesita escapar. Si porta via la chiesa nel momento più giusto dove ha bisogno di scappare. Si usted, señor, ¿cómo? Si usted ama al Señor, si voi amate il Signore, si usted tiene el Espíritu Santo, si avete lo Spirito Santo, usted ya está cansado de ver tanta maldad en la tierra. Voi siete stanchi di vedere tanta malvagità in questa terra. Está viendo lo que está aconteciendo en el mundo y ve que cada día es peor. Se state vedendo quello che succede nel mondo, vedete che ogni giorno è peggio, è peggiore. ¿Qué es lo que le pide entonces usted a Dios? ¿Acaso no es decir, Señor, ven pronto de una vez? ¿Qué cosa vuoi chiedere di più a Dio se non dire, Signore, vieni presto? Es que es eso lo que el Señor espera. È questo che il Signore sta aspettando. Que el espíritu y la esposa diga ven. El Señor está esperando que la su esposa diga ven. Y el Señor dice sube acá. El Señor dirá sale aquí. Es el momento previo al arrebatamiento. Perdón, es. Es el momento previo al arrebatamiento, cerca al arrebatamiento. No. È il momento prima del rapimento, è il momento vicino al rapimento. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Vi darò un esempio molto facile. Ustedes en Italia aman el calcio. Voi in Italia amate il calcio. El fútbol al 90 minutos puede tener unos minutitos de adición. Il calcio in 90 minuti può avere un minuto di adizione. Sì, di recupero. Di recupero. En ese momento estamos ahora. Noi ci troviamo proprio in questo momento, nel momento, nel minuto di recupero. Estamos jugando tiempo de descuento. Stiamo giocando nei minuti di recupero. El Señor pronto recogerá su pueblo, pastor. Il Signore presto raccoglierà, rapirà
la sua sposa, pastore. Ahora, si usted desea, pastor, preguntarme algo más sobre lo que va a pasar acá en Medio Oriente, estoy dispuesto a responderle. Ora, pastore, se vuoi chiedermi qualcosa di quello che succederà o succede in Medio Oriente, io sono disposto a risponderti. Sì, infatti volevo chiedere proprio qual è il risvolto, invece, quali sono. Preguntare precisamente che cosa ci si aspetta adesso nel prosieguo, quale sarà il futuro lì in Medio Oriente. Che si spera, che si seguirà, che va a acontecer nel Medio Oriente. Grazie, pastore. Bueno, la primera cosa que yo quiero decir es que Jesús habló de guerras. Ahora voy a explicar cuál. Allora, la prima cosa che voglio dire è che Gesù parlò di guerra e ora vi voglio spiegare quale guerra. El Salmo 83 está para cumplirse. Il Salmo 83 sta per compiersi. Por favor, abras sus corazones. Per favore, abran sus Biblias y sus corazones. Apri la tua Bibbia e apri il tuo cuore. Pido al Espíritu Santo que los despierte este momento. Chiedo allo Spirito Santo che vi svegli in questo momento. Despiértate tú que duermes. Risvegliati o tu che dormi. El Mesías te va a despertar. Il Messia ti risveglierà. Salmo 83, verso 1. Salmo 83, versetto 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Oh Dio, non restare in silenzio, non tacere, non rimanere inerte, oh Dio. Perché tanta desesperazione del salmista Asaf? Perché c'è tanta disperazione nelle parole del salmista Asaf? Estas non sono parole di David, sono di Asaf. Queste non sono parole di Davide, attenzione, ma sono parole di Asaf. Israele sta in un pericolo di distruzione. Mire lo che dice, pueden leerlo in italiano adelante, io seguiré con la vista in spagnolo. Ok, c'è un avviso di pericolo e vediamo che cosa ci dice da qui in avanti. Pastor Dos. Llego a la fin. 83. Ustedes leen en italiano versículo a versículo y yo voy a ir explicando. Ok. Poiché ecco i tuoi nemici tumultano e quelli che ti odiano alzano il capo. Dos tipos de enemigos aparecen acá. Due tipi di nemici compaiono qui. Rugen enemigos como leones. Rugge il nemico come il leone. Y otros levantan la cabeza. Dio alza il nostro capo. E loro alzano il loro capo. Son los ismaelitas, los descendientes de Ismael, los árabes que se levantan y también los que odian a Dios. Allora sono gli ismaeliti, sono gli arabi, gli ismaeliti, quelli che alzano il loro capo e si alzano contro Dio. Versículo 3. Mire, por favor, lo que dice en el 3. Vediamo che cosa dice nel 3. Cospirano insidie contro il tuo popolo e fanno complotto contro quelli che tu proteggi. Hay una alianza secreta. Hay algo que te mando debajo de la mesa. C'è una alleanza segreta giù. Están preparando algo terrible contra Israel, aún las naciones que se dicen amigas de él. Stanno preparando un'alleanza terribile contro Israele, anche le nazioni che si proclamavano loro alleati. Hoy, justamente hoy, surgió una noticia. Proprio oggi è uscita una notizia. Egipto no quiere dialogar con Israel, absolutamente nada. Ha cortado comunicación con el primer ministro. L'Egitto non vuole assolutamente più comunicazione con Israele. Ha tagliato tutto. E Giordania. E anche la Giordania. E también Giordania. Giordania sta amenazando ostilmente a Israele. E anche la Giordania che si è opposta in modo ostile contro Israele.
Israele solo tiene trattato di pace con Egitto e Giordania. Ma guardate che Israele ha un trattato di pace con l'Egitto e con la Giordania. E sta a punto di rompersi eso. Ma si sta per rompere tutto questo. Quando vedano occurrire eso, Quando vedremo succedere questo, acuérdense de este salmo. ricordatevi di questo salmo, ricordiamoci di questo Sigo, salmo. y me va a entender, sigo con él. Adesso continuo e capirete di più. ¿Qué buscan hacer contra Israel? ¿Qué están haciendo en secreto? Che cosa vogliono fare contro Israele? Cosa stanno macchinando in segreto? Dicono Vea el mentre versículo 4. distruggiamoli El come 4. nazioni e il nome di Israele non sarà più ricordato. ¿Y acaso no es eso lo que quiere Irán, borrar a Israel del mapa? Vediamo quello che vuole Iran, cioè cancellare Israele dalla mappa. No se puede entender este conflicto sin Irán. Non si può comprendere questo conflitto senza l'Iran. Irán es el culpable de todo lo que está pasando. Iran ha la responsabilità ed è colpevole di tutto quello che sta succedendo. Yo les recuerdo que desde hace años atrás amenazó con borrar a Israel del mapa. Io mi ricordo che 10 anni fa loro hanno minacciato di cancellare Israele dalla mappa geografica. Lo mismo que están diciendo en este salmo. La stessa cosa che stanno dicendo nel Salmo 83. Cuando la gente grita en las calles, Palestina libre del río al mar, está diciendo lo mismo. Quando la gente grida e protesta, Palestina libera dal fiume al mare, stanno dicendo la stessa cosa. Que Israel desaparezca. Israele scomparisca. Vea el versículo. Vediamo il versetto 5. Poiché hanno complottato insieme con una sola mente e hanno fatto un patto contro di te. Es que el punto es de que la gente no entiende que el que enfrenta a Israel enfrenta a Dios. La cosa che la gente non capisce, non comprende, è che chi affronta Israele sta affrontando Dio. El trono de Dios está en Jerusalén. Il trono di Dio è in Gerusalemme. David lo dijo, orad por la paz de Jerusalén, porque ahí está el trono del juicio. Quando si dice pregate per la pace di Gerusalemme, è perché lì c'è il trono del giudizio. Ahí se sentará el Mesías. Lì si siederà il Messia. El diablo quiso tomar el trono de Dios en el cielo, ahora quiere tomar el trono del Hijo de Dios en la tierra. Il diavolo ha cercato di prendere, di rubare il trono di Dio nel cielo ed ora cerca di prendere il trono di Dio, del figlio di Dio qui sulla terra. Si ustedes recuerdan lo que dijo Hamas antes de invadir el 7 de octubre, Se voi vi ricordate quello che ha detto Hamas prima di invadere il 7 ottobre, ellos dijeron claramente que era para tomar Al-Aqsa. loro hanno detto precisamente che volevano tomare Alaska, Al-Aqsa, la Alaska. mezquita de Al-Aqsa y controlar por completo el monte del templo. Sì, volevano prendere la moschea che si trova lì e controllare tutta la regione del Tempio. En pocas palabras, están peleando por Jerusalén. In poche parole, stanno progettando per Gerusalemme. Jerusalén es el conflicto. Il conflitto è Gerusalemme. Ellos quieren solo para ellos Jerusalén. Loro vogliono Gerusalemme solo per quello. Y están dispuestos a sacrificar pueblos enteros. E loro per questa ragione sono disposti a sacrificare popoli interi. Per Pasar a los judíos de Jerusalén. Expulsar, votar, buttare expulsar. fuori il popolo giudeo da Gerusalemme. Por verso 6, ¿quiénes participan del ataque? Vediamo al versetto 6 chi parteciperà all'attacco. Le tende di Edom e gli Ismailiti, Moab e gli Agareni.
Explico, por favor, manténgalo en pantalla. Manténgalo en pantalla. Gracias. Primeramente, los edomitas son los edomitas. Edom es Esaú. Esaú odió a Jacob desde antes de nacer. Allora, la prima cosa, gli Edomiti e Edom sono i Esaù. Esaù, sì, provengono da Esaù e Esaù è odiò Giacobbe già prima di nascere. E nel ventre della madre peleavano. Già dal ventre di loro madre, della loro madre, loro combattevano. Edom è il padre di tutti gli occidentali. Edom è il padre di tutti, di todo? Los pueblos de Occidente. Del popolo occidente. Sì, sì. Edom. Sus hijos fundaron países en Europa y Am I figli di Edom fondarono i paesi dell'Europa. Ismael está claro. Los hijos de Ismael. Los hijos de Agar la egipcia. Ok, Ismael è chiaro, no? Che sono i figli dell'egiziana. Es el pueblo árabe. Questo sarebbe il popolo arabo. ¿Quiénes más participan? Moab es Jordania, la actual Jordania. Moab, un altro partecipante di questa guerra, è l'attuale Giordania. Carelos está claro, es Egipto, Agar, la egipcia, la concubina de Abraham. Ok, gli agareni è anche chiaro che è l'Egitto, che sarebbe Agar, la concubina di Abramo. En el versículo 7 podemos ver más países metidos en el ataque. Nel versetto 7 vediamo altri paesi che si aggiungono all'attacco. Gebal, Ammon, Amalek, la Filistia con gli abitanti di Tiro. Gebal, chi è Gebal? È Libano. Però chi è il culpabile del conflitto? È Hezbollah. Allora, Gebal è Libano, che sarebbe anche colpevole del conflitto, cioè Hezbollah. Yo voy a decirle una cosa a los italianos y ténganla en mente, por favor. Y voglio dirvi una cosa a tutti gli italiani, abbiatelo bene in mente, per favore. Si ustedes guerra comenzó el 8 de octubre en Gaza, están equivocados. Se voi pensate che la guerra è iniziata l'8 ottobre in Gaza, vi sbagliate. Comenzará recién cuando nos enfrentemos al Líbano. È iniziata quando ci siamo scontrati con il Libano. Perché allí está Hezbollah, el ejército terrorista más poderoso del mundo. Perché lì in Libano c'è Hezbollah, che sarebbe l'esercito più potente del mondo. Si Gaza es el territorio terrorista más grande, Hezbollah es el ejército más violento del mundo. Allora, se Gaza è il territorio più violento, Hezbollah è l'esercito più potente. Podemos ver los otros que intervienen en esta guerra, dice Amón. Vediamo altri partecipanti di questa guerra, dice Amón. Son los nuevamente Jordania. Acuérdense ustedes de Lot. Lot tuvo dos hijos, Amón y Moab. Ellos fundaron Jordania. Allora, Amón si tratta ancora di Giordania, perché Lot ha avuto due figlie e anche Amón si tratta di Giordania. Queridos hermanos italianos, entiendan, ustedes no entenderán el conflicto del Medio Oriente sin la Biblia. Fratelli italiani, non comprenderete il conflitto attuale che verrà senza la Bibbia. Menciona ora a Amalek. Chi è? Ora nomina Amalek. Chi è Amalek? El primer ministro Netanyahu en su discurso del 7 de octubre lo mencionó. Ah, il primo ministro Netanyahu nel suo primo discorso il 7 ottobre menzionò Amalek. Amalek è il nemico eterno di Dio e di Israele. Amalek è il nemico eterno di Israele. E di Dio. E di Dio. Se levantò contro Israele quando salimos de Egipto. Fu il primo nemico che nos sacò. Fu il primo nemico che si alzò contro Israele quando Israele uscì d'Egitto. E Dio dijo che de generación en generación lucharíamos contra Amalek e nunca olvidemos lo che él nos hizo.
E il Signore disse che di generazione in generazione ci saremmo scontrati contro Amalek e mai avremmo dimenticato quello che loro hanno fatto. Amalek hoy no es un pueblo, es espíritu. Amalek non è un popolo, è spirito, è spirituale. Algo es algo intelectual y espiritual en este tiempo. È qualcosa di intellettuale e spirituale in questo tempo. Es toda persona que odia y odia al judío. E sono tutte le persone che odiano Dio e odiano il giudeo. Es toda persona que en su corazón la destrucción del pueblo judío. Sono tutte le persone che nel loro cuore desiderano la distruzione del popolo giudeo. Son antisemitas y anti-israelíes. Sono antisemiti e anti Israelíes. israeliti. En contra de él. Ahora, ¿quiénes más aparecen en los teos? Aquí está claro, los filistín. Chi sono i filistei qui? È chiaro, sono i filistini, i palestinesi. Quiero recordarles de que Sansón murió en la franja de Gaza. Voglio ricordarvi che Sansone è morto nella striscia di Gaza. Son los filisteos. ¿Y quiénes son los habitantes de Tiro? E chi sono gli abitanti di Tiro? Es impresionante la Biblia. È impressionante la Bibbia. Porque el profeta Ezequiel, para que ustedes lo lean en su después, Voi potete leggerlo dopo che il profeta Ezechiele. o si el pastor me vuelve a invitar a otro programa. O se il pastore mi inviterà in un'altra puntata. En Ezequiel capítulo 26 se describe la destrucción del Tiro y de Sidón en el Líbano. In Ezechiele 26 viene descritta proprio la distruzione di Tiro, che sarebbe Libano. Hasta el capítulo 27. Dal 26 al capitolo 27. Es la destrucción de todo el sur del Líbano donde está Hezbollah. E sarà proprio la distruzione del sud del Libano dove si trova Hezbollah. Verso Versículo 8, por favor. 8, anche la Siria si è aggiunta a loro per dare aiuto ai figli di Lot. ¿Quiénes son los asirios? ¿Son los babilónicos o los iraquíes? Chi sono gli Assiri? Sono i Babiloni e sono l'Iraq. Actualmente Irak está bombardeando las bases norteamericanas que están asentadas ahí, pero también ataca a Israel. Attualmente è l'Iraq che sta bombardando le basi che sono lì, che attaccano Israele. De los norteamericanos. Son bases norteamericanas. E sono basi nordamericane, sì. Ahora, y los hijos de Lot, ya lo dije, es Jordania. Ahora, ¿por qué pelean estos pueblos? El versículo 12 lo rende. Perché combattono questi popoli? Il versetto 12 lo dice. Perché hanno detto, Por impossessiamoci dei favore. vasi di Dio. Contundente, lo que quieren es apropiarse de Dios. Vogliono appropriarsi della terra di Dio. Ahí lo dice claro, apropiarse, quiere, no es de ellos, pero lo quieren tener. Dunque vogliono detenere questa terra, appropriarsene, lo dice chiaramente. Ahora, ¿cómo va a terminar esta guerra? Aquí lo dice. Ora, come finirà questa guerra? Qui lo dice. Léalo por favor desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Leggiamo dal 13, versetto 13 al versetto 17. Oddio mio, rendili simili alla polvere del turbine, alla stoppia in balia del vento. Come il fuoco brucia la foresta e come la fiamma divora i monti, così inseguili con la tua tempesta e spaventali con il tuo uragano.
Copri le loro facce di vergogna affinché cerchino il tuo nome, o Eterno. Siano svergognati, pieni di spavento per sempre. Siano confusi e periscano. Imagínese lo que es un torbellino de fuego. Immagina che cos'è un turbine di fuoco. ¿Es un torbellino de fuego? ¿Cómo se puede describir hoy? Come si può descrivere oggi? Lo que está hablando ahí es destrucción con arma nuclear. Quello che sta descrivendo qui è una distruzione che avviene attraverso l'arma nucleare. A él, a la luz de la Biblia, utilizará armamento nuclear para ganar esta guerra. Israele, come dice la scrittura, userà armi nucleari per vincere questa guerra. Se lo demuestro con Isaías 17, es esto. È impressionante questo, e ve lo dimostro anche con Isaia 17. Uno, Ok. prima. Isaia 17:1. Profezia contro Damasco. Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. Alla sera, ecco il terrore. E prima del mattino non c'è più nulla. Questa è la parte di quelli che ci depredano, la sorte di quelli che ci saccheggiano. Y si usted ve el 13, por favor, ese 13. Se vediamo il 13, dice: le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia ed essi fuggono lontano, sospinte come la pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di polvere davanti al turbine. Parecido termina el Salmo 83, los dos terminan en la misma comparación, un torbellino de fuego, un gran desastre que hace a Allora, Damasco de la tierra. tutti e due i capitoli, sia Isaia che Salmo 83, finiscono con lo stesso argomento, che tutto viene bruciato in un turbine, e Damasco non esisterà più. La Biblia está diciendo que esta guerra concluirá con armamento nuclear. Es contundente. La Bibbia sta dicendo categoricamente che questa guerra finirà con l'uso delle armi nucleari. Querido pastor, si yo pudiera con más calma otro momento explicar lo que pasará en el Líbano, le aviso de que también el Líbano quedará inhabitable. Ok, se io potessi spiegare magari in un'altra puntata, in un altro modo, cosa avverrà, io ti inizio a dire, Pastore Michele, che il Libano non esisterà più. Las profecías son contundentes, viene una gran destrucción. Verrà una grande distruzione, le profezie sono molto chiare. La Biblia describe el efecto nuclear. Permítame, por favor, leer este versículo de Isaías 34. Permettimi solo di leggere un versetto dell'Isaia 34 dove spiega proprio Del 8 al questa 10. distruzione. Poiché il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della retribuzione per la causa di Sion, i torrenti saranno mutati in pace, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente. Non si spegnerà né notte né giorno, il fumo suo salirà per sempre, rimarrà deserta di generazione in generazione, nessuno più vi passerà. Este es un tiempo en el cual Dios va a juzgar a las naciones del Señor, va a traer juicio contra ellos. Questo è un tempo che Dio giudicherà questa nazione e porterà un giudizio su di lei. Será con destrucción repentina. Sarà con un'improvvisa distruzione completa. Eso nos dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 5. Questo lo dice anche l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi al capitolo 5. Versículos 2 y 3. Poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scapperanno El affatto. mundo está pidiendo paz y seguridad. El mundo está asustado ante esto. Il mondo sta perdendo pace e sicurezza.
Il mondo è sorpreso davanti a tutto questo. Pero lo que viene es destrucción repentina, uso armamento. Il mondo chiede pace e sicurezza, ma quello che sta arrivando è una distruzione totale, una rovina. El mundo espera que algo pase y que detenga la guerra. Sì, il mondo spera che succeda qualcosa e che comunque la guerra sia fermata. Pero nosotros no es algo. Però noi sappiamo qualche altra cosa. Esperamos a alguien. E stiamo aspettando qualcuno. Nuestro Mesías viene pronto. Il nostro Messia verrà presto. El rapimento de la Chiesa è presto. Il rapimento della Chiesa è presto, è molto presto, vicino. El versículo 4, ve al 4. Il versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così quel giorno vi sorprenda come un ladro. E il versículo 5, perché? Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Se dejen sorprender, prepárense, il Signore viene. Maranata. Non lasciarti sorprenderti, ma no, preparati perché il Signore viene. Maranatà. El mundo vivirá gran tribulación, grande angustia, grande ira, grande dolor. Il mondo vivrà grande tribolazione, grande angustia, grande dolore. Pero el Señor nos tiene preparado a nosotros una mesa en el cielo para las bodas del Cordero. Ma il Signore ha preparato per noi una grande mensa nel cielo per la sposa dell'agnello. Véalo en el verso 9 y el 10, ahí lo dice. Vedi che nel versetto 9 ce lo dice. Dice, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto. Quien murió por nosotros. Sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Il 11 è maravilloso, perché ahí sella nostra speranza. Vean il verso 11. Ma l'11 è un versetto meraviglioso perché segna la nostra speranza. Perciò, consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già fate. Che è lo che nos consuela? Saber che vamos a morire o che iremos al cielo? Questo ci consola, non che andiamo a morire, ma che andiamo verso il cielo. Saber che nos iremos, ese es el consuelo. Questa è la nostra consolazione. El tiempo, pastor, yo sé que en televisión es corto. Si usted tiene algo más que preguntar. Amén. Yo creo que el tiempo es corto, en televisión es poco. ¿Se hay qualcosa da domandare? Allora, innanzitutto ti ringraziamo per questo tempo che hai dedicato all'Italia. Más allá de todo, quiero agradecerte por el tiempo que has dedicado para Italia. E ti invitiamo ad una nuova puntata dove potremo approfondire meglio Ezechiele. Sarà ti invitiamo un... per un nuovo programma se si potrà approfondire su Ezechiele. Intanto vogliamo salutarti e ringraziarti per questo spazio e grazie anche per l'appello che hai inviato alla Chiesa italiana. Queremos agradecerte por el tiempo y por el espacio y también por la llamada que has hecho al pueblo italiano. Dio continúa a protegerte y a benedirte. Que Dios continúe a protegerte y a bendecirte. Quedo muy agradecido, un recado simplemente. Sí, sono molto riconoscente. Y quiero pedirles un versículo, un pasaje que lean en su casa. E voglio solo citare un versetto che potreste poi approfondire nelle vostre case. Por favor, Jeremías 47 del 1 al 7 que habla de la destrucción. Geremia 47 dall'1 al 7.
Bene, lasciamo i nostri amici che ci stanno seguendo con Geremia 47, dal versetto 1 al versetto 7. Sarà proprio da questo punto che riprenderemo forse con la nostra prossima puntata con il carissimo dottor David Damon in collegamento da Ashdod, che è a pochi chilometri da Gaza. Questo è il motivo principale per cui abbiamo visto, cari amici, delle interruzioni continue con il segnale. Nonostante tutto, noi ringraziamo il Signore che ci ha consentito di arrivare fino alla fine del nostro collegamento. Grazie, dottor David. Approfitto anche per ringraziare la nostra Rachele e Karina che ci hanno aiutato nella traduzione. Con questo voglio salutarvi. Vi ringrazio anche tutti quanti. Voi ci avete seguito, sono stati tantissimi i messaggi che ci avete inviato. Avevamo anticipato che sarebbe stata una puntata particolare. Siamo sicuri e certi che continueremo ad approfondire le vostre domande con l'aiuto di Dio, anche trasferendole al dottor David, e insieme a lui riuscire ad avere un collegamento un po' più frequente per essere aggiornati sulle situazioni politiche, ma direi ancora sull'adempimento profetico di quanto stiamo vivendo a livello mondiale. Con questo voglio ringraziarvi e salutarvi e darvi appuntamento a Dio piacendo con una nuova puntata, una nuova diretta di review, e sono sicuro che insieme a me state valutando e ricevendo questa parola come un allarme importante nella preparazione del nostro cuore verso l'evento glorioso che tutti noi credenti stiamo aspettando, il ritorno di Gesù. Con questo vi saluto, vi abbraccio, Dio vi benedica. Shalom.